Ciao a tutti, oggi siamo qui, tornati sul luogo del misfatto perché giustamente la vicenda va seguita passo passo nel suo divenire. Chiariamo bene però allora, che noi non siamo proprio nel luogo del misfatto, ma esatto. Nelle vicinanze. Nelle vicinanze, ma e sempre con lo stesso scopo. In uno dei siti che è coinvolto. Come si vedono qui le tende, sono tutte le tende di persone che erano accampate qua in attesa di avere giustizia. Erano semplicemente perché adesso non ci sono, capito? Mentre le tende ci sono lo stesso. Vai. Dunque noi siamo venuti qua un mese e mezzo fa circa, perché eravamo venuti a sapere appunto che c'era questa vicenda che coinvolgeva un'ottantina di persone che erano praticamente stranieri in patria e quindi c'era questa necessità di intervenire in qualche modo per portare la solidarietà o anche un contributo più importante, come adesso mi stava dicendo l'amico Daniele, serve a rendere più appariscente la lontananza che oggi si riscontra fra il cittadino e lo Stato. Lo Stato che è attento alle situazioni internazionali per i favori di vario genere che deve alle varie alle varie lobby internazionali che gli dicono di eseguire ordini ben precisi e i nostri fantocci bonariamente e continuamente eseguono. Quindi ecco, noi appunto siamo tornati qui questa sera dopo gli eventi di ieri, pubblicizzati su tutta la stampa e tutti gli organi media nazionali e non, proprio per renderci conto dello sviluppo che c'è stato, quello che è successo ieri, dopo che anche ieri sera eravamo già tornati per renderci conto immediatamente del luogo del misfatto, che non è questo. Certo, sul posto del luogo del misfatto, che è poco distante da qua, che ha altre vicende da raccontare. Adesso però chiediamo a Daniele, che ci stava raccontando una bella storia. Vai. Ah, noi siamo qui ormai da quasi 3 mesi, siamo partiti inizialmente con 30 famiglie, siamo accampati qua, poi fissi sono rimasti in 20 famiglie e piano piano siamo riusciti a dare una sistemazione a tutte queste famiglie grazie all'aiuto dei privati, in quanto lo Stato... No, diciamo, sì. Precisiamolo bene, grazie ai privati. Grazie all'aiuto dei privati, in quanto... No, lo Stato è tutto proiettato nell'interesse degli usurai e dei negrieri, diciamolo molto chiaramente. Allora, la tratta degli schiavi non si è mai interrotta, non è che con la legge a seguito della secessione degli Stati Uniti, degli Stati d'America, pre-confederazione, aveva messo a nudo il problema e c'era stato chi l'aveva preso come motivo di scatenamento del conflitto, avendo vinto poi il Nord, che era a favore della libertà, ma al nord c'era più schiavitù che non al sud, oltretutto. Non solo, ma cogliamo l'occasione per dire, attenzione, che i nostri grandi del risorgimento sono sempre stati, compreso Mazzini, sono sempre stati in dubbio su chi parteggiare. Mazzini stesso, fino agli ultimi tempi, è sempre stato favorevole al sud, perché sapeva perfettamente qual era la situazione di schiavitù industriale. Lo schiavismo del latifondo era molto più a misura d'uomo dello schiavismo industriale. È fatto vedere, anche vedere nel famoso film Via col vento. Certo. Oddio, certo, non è che non era così favolistica la questione. Non era così amore e d'accordo, però certamente era sicuramente mantenuto sano lo schiavo, perché era nell'interesse del padrone che fosse una persona sana e operosa. Esattamente. In realtà il passaggio che c'è stato tra la schiavitù e il cosiddetto retribuzione, stipendio o paga era in peggio, perché mentre lo stipendio, la paga o quant'altro costringevano il lavoratore, l'operaio ad arrangiarsi per conto suo,
laddove il lavoratore era schiavo si doveva pensare completamente il padrone. No, ma aspetta. Che è molto importante, è stato un pensionamento all'inizio, fino alla fine dell'Ottocento. Per i negri del centro-nord in America c'è stato un peggioramento, non un miglioramento. Sì, e quindi però adesso tralasciamo le varie lucubrazioni sulla tematica, che se no andremo troppo in là. No, sarebbe bene come... Dovremmo parlare anche della rivoluzione industriale in Inghilterra, della chiusura dei territori, dei terreni, degli Yeoman, eccetera, eccetera. Troppo complicato. Andiamo al reale momento attuale, e cioè oggi abbiamo un gruppo di ragazzi che attraverso il loro interesse, attraverso il loro interessamento, attraverso il loro, la loro abnegazione, hanno cercato e poi anche trovato soluzione alla maggior parte di quelli che erano qua. E questi privati dove sono? Spiegati meglio. Questi privati ci hanno dato dei casali, sti asili a Nepi, Cerveteri, Grotta Ferrata. Siamo riusciti a dividere questi casali in varie frazioni, dove poter mettere appunto queste. Ma avete fatto opere di ristrutturazione? Sì, stiamo facendo, per adesso sì. Stiamo facendo lavori, sì. Ah, hai capito. Vabbè, stiamo provando a dividerli. Per nucleo familiare, insomma, sì, esatto. Per assegnarlo una grossa. Non diciamo, è una reggia, però comunque è sempre meglio che dormire in tenda. Esattamente. È un tetto quantomeno. Esattamente. E quindi adesso avete, diciamo, suddiviso in vari luoghi. Quindi adesso anche queste famiglie fanno un po' spola tra i loro nuovi alloggi e qua. Una volta sistemati questi, non sarebbe il caso di prendere questa iniziativa e divulgarla il più possibile e andare incontro alla necessità di quelli che sono depauperati della propria casa, da Equitalia o dall'ufficio delle entrate o dalla banca, cioè quell'esperienza messa a punto oggi in questa situazione sarebbe opportuna e bella metterla, renderla diciamo stabile, in maniera coordinata e complessa, diciamo, duratura. Ecco. Ah, sì, questo è stato possibile però solo grazie alla solidarietà dei privati. Questa solidarietà però è destinata. Ma come è arrivata questa? Cioè, tramite questa parola? Sì, tramite. Siamo riusciti ad avere uno sbocco mediatico anche cioè in televisione, su Twitter, la 7, siamo andati sulla gabbia, Rete 4, okay. Sui vari portali, okay. Internet. Sì, abbiamo ricevuto una bella risposta. Un gruppo, un movimento? Sì, un movimento, Nessuno Tocchi il Mio Popolo, okay. È un movimento sociale. E appunto stiamo provando a interessare. In quanti siete nel gruppo operativo? Siamo tutti ragazzi, adesso non preciso, non lo so. 5, 10, 50? No, 1000. No, ci alterniamo comunque. Sì, una ventina pure. Quindi c'è una partecipazione spontanea. Siamo tutti ragazzi. Volontaristica davvero. Senza nessuno interesse. Cioè, nessuno prende risarcimenti dei contributi spesi. Dai negrieri. Siamo poveri come loro. Come la gallina con codè. No, che stanno qua. Che prendono gli stipendi a 1500 euro al mese. Esattamente. E qui in questo caso. Tu in particolare voi ragazzi siete studenti, lavoratori, cosa siete? Sì, c'è chi studia, chi lavora. Fa politica più o meno tutti qua di zona oppure sparsi un po' in giro? Come? Più o meno tutti qua di zona oppure no, sparsi un po' in tutta Roma. Ma anche in Italia avete qualche corrispondente? Sì, abbiamo diciamo amici sparsi un po' per tutta Italia. E adesso a seguito di questa nostra iniziativa anche a Udine, non so se avete seguito, si è creato un altro campo proprio per italiano, sì, per sì, italiani. È già da un pezzo, sarà almeno due o tre mesi. Sì, un mesetto. Un paio di mesi forse. Sì. E anche là, quindi ha avuto un buon seguito questa operazione. E niente, adesso sono arrivati una ventina di profughi, nella giornata di ieri, sono riusciti a entrare nel casale. Niente, questo caso. Ma voi avete fatto opposizione come hanno fatto gli altri presidio? No, qui è stato tutto tranquillo, non c'è stata nessuna reazione. Ci stacchiamo completamente logica, da quell'altro gruppo, sì. Dalla logica che. No, noi non siamo contro l'immigrato come quanto l'immigrazione, che è tutto un altro discorso. Certo, l'immigrato bisognoso ha gli stessi diritti di qualunque altro bisognoso. Esatto. Però l'immigrato clandestino che viene qui per prendere 1500 euro e va a fare le sommosse in giro per le piazze a Lucca, esatto, a Treviso, dove sia, non è tollerato. Ma è l'immigrazione che non è tollerata. Certo.
ma neanche questi, una guerra, neanche questi immigrati violenti. No, vabbè, no, certo. Quello che siano immigrati o italiani, comunque la violenza non è assoluto, certo. Anche perché questi immigrati, questi profughi scappano da una guerra, non è una guerra, diciamo, militare, ma una guerra economica, politica. Un 30%, un 30%. Scappano da una guerra che quel è economica. Il 30% giustamente ha tutti i diritti di richiedere l'assistenza, di richiedere l'asilo politico e quant'altro. Esattamente. Certo. Scappano da una situazione tragica. Guarda, io per esempio ho conosciuto tanti ragazze che stanno scappando dalla Siria, perché in Siria ci sono ormai quasi 2 milioni di profughi che sono stati assorbiti per la maggior parte dalla Turchia, dall'Iraq, dal Libano, dagli altri stati, diciamo, dell'area, però ovviamente la necessità è talmente tanta che ovviamente vengono anche qua da noi. L'aspetto positivo è dato anche dal neonato che ciuccia, che la vita si presenta sempre e si replica. Esattamente. Quanto c'ha? Malgrado i nemici della vita, un anno e mezzo. Gli usurai. Incomincia a dire le prime paroline. È di una dolcezza incredibile. E quindi continuiamo il discorso. Ho l'impressione che lui abbia detto tutto quello che doveva dire. No. Dai, prosegui. No, dietro questo canale c'è appunto una speculazione economica, in quanto... Siamo 4 miliardi circa di speculazione annuo. Esatto, vengono stanziati dall'Unione Europea dei fondi da dare solo esclusivamente al trattamento dell'immigrazione. Certo, però questo non inibisce altrettanto, diciamo, l'investimento di 4 miliardi di euro all'anno da dedicare ai 800.000 sfrattati di casa, perché per motivi di inadempienze contrattuali dovuto a aver perso il lavoro, per mille motivi, oggi in Italia abbiamo tanti cittadini italiani in queste condizioni. Esatto. No, noi non siamo contro i profughi, ma chiediamo allo Stato e comunque alle istituzioni competenti una parità di trattamento. Esattamente, aiutiamo i profughi, però aiutiamo pure le famiglie italiane in questo momento di grande difficoltà. Esatto. Ci sono 4 milioni di famiglie povere che vanno in qualche modo assistite. Esatto. A chi occorre la casa perché è stato sfrattato, occorre dargli un tetto, magari anche solo momentaneo, temporaneo, nel frattempo vedere le situazioni, diciamo, siano più in maniera più organica risolte a livello politico, totale, intendo dire, non soltanto comunale, no? Però ecco, diciamo, l'ottica di approccio al problema deve essere omogenea, deve essere parallelo, no? Quindi equitario tra quello che è l'intervento umanitario che occorre fare al profugo immigrato clandestino o meno e l'italiano che si trova nelle stesse identiche condizioni. Esattamente. E noi questo gli diamo una parità, un trattamento pari livello a quello dato ai profughi. Vengono ospitati in un casale con parquet, aria condizionata, rete wifi, certo. Almeno un tetto per certo. Queste famiglie. Ma invece oltre a aver cercato di trovare soluzione quantomeno all'elemento essenziale del tetto di una casa decente, decorosa, per poterci vivere anche se temporaneamente, avete per esempio pensato pure a raccogliere beni, vettovaglie? Sì, abbiamo organizzato varie raccolte fondi, dove abbiamo raccolto cose come 10.000 euro di alimenti. Però ci hanno portato, non è poco, ai supermercati? Sì, ai supermercati, da privati che sono venuti qua, il conto loro. Però la cosa preoccupante è che il tutto è stato, diciamo, fatto da privati e lo Stato è stato completamente assente. Lo Stato è a disposizione degli usurai. Esattamente degli usurai. Parliamo di lotta tra la cittadinanza orizzontale in tutti i sensi e il verticismo dello Stato che domina dall'alto, anche esso dall'alto del capitale internazionale, mondialista. E quindi ecco, occorre fare anche educazione, non solo dare da mangiare alla gente, ma far capire alla gente che si trova in difficoltà il perché profondo, il motivo vero profondo per cui si trova in questo stato, in questa situazione, perché non è il padrone di casa cattivo che lo vuole schiavo e ridotto alla fame,
è il sistema monetarista, il sistema finanziario che pretende lo sfruttamento integrale dal Moloch, dal maledetto Moloch, che è di risucchiare i beni e l'anima della gente. È chiaro, no? Quindi occorre dare assistenza immediata e soccorso, diciamo, in un certo qual modo, come se ci fosse stata una catastrofe, che ne so, tipo il terremoto, no? E quindi immediatamente dare soluzioni, ma poi fare anche indottrinamento, cioè far capire alla gente, almeno diciamo, in maniera diciamo, semplice, però gli elementi essenziali per cui si è trovata in questa situazione, in modo che non capiti più, perché quando dovesse riverificarsi una situazione che altera le regole del gioco democratico, come è stato fatto in questi ultimi 20-30 anni, ci sia la capacità di ciascun individuo di percepire che sta avvenendo una situazione del genere, perché se non c'è gli elementi, i segnali, non può recepire che c'è in atto questa violenza che prima o poi scaturirà su di lui. Certo, un inquadramento politico. Occorre. La perdita dell'ottica politica che si è persa negli anni 70-80, quando è mancata la rivoluzione del 67-68, quando è stata fatta fallire dall'interno, perché, questo lo dico per te così lo sai, il signor Giuliano Ferrara, quando eravamo noi studenti all'università, ci è stato imposto senza nessuna elezione come presidente del comitato degli studenteschi. Ma è mai possibile una cosa del genere? E nessuno ha avuto il coraggio di dire ben che cosa. Beh, perché tutto il comitato era tutto di loro. Perché con Bendì, ma scusa un minuto, con Bendì come e compagnia. Bernard e Henri Lévy, che erano tutti stati imposti, scusa. Sì, certo che era stato imposto. Il rosso, come si dice? Sì, Eric il rosso. Che non erano tutti imposti. E certo, adesso ancora va in giro a rompere il cazzo. Sì. Ancora adesso fai il barricadero ancora, no? Non ha capito un cazzo di niente quello. No, della vita. Certo, non doveva capire, se no non l'avrebbe nominato non mi viene portavoce del movimento studentesco. Sempre loro. Bernard e Henri Lévy, tutti uguali, tutti marchiati dalla nascita. Circoncisi, diciamo. Esattamente. È un marchio come un altro, vabbè, l'abbiamo chiuso. Allora, chiudiamo? Sì, vogliamo chiudere. Lei vuol dire qualcosa, dai. No, tutto allineato, va bene così. Va bene? Va bene. Se volevi aggiungere qualcosa che magari a lui è sfuggito. No, bene. Allora però se un'ultima cosa. Prego. Ribadisco. Io vorrei, visto che voi avete avuto questa capacità notevole di fare questa operazione, di cercare di coinvolgere appunto questa vostra operatività anche nella azione di indottrinamento politico, che è una cosa essenziale. Che ne avviene nei fatti comunque. Attraverso l'azione c'è il messaggio politico, ma tu devi dire il messaggio politico qual è. Però facendo l'azione, quello che riceve l'azione, che ne so, che gli trovi un tetto sulla testa per anche solo un anno, quello si ricorderà finché campa che tu l'hai fatto, e se tu gli dai un messaggio incollato sulla tua azione, quel messaggio sicuramente sarà indelebile e soprattutto funzionale, che è quella la cosa importante. Il messaggio deve avere una funzione di allerta, no? di messa allerta, di attenti al lupo, ecco, chiamiamolo così. Okay? Vabbè. L'ultima conclusione, che è sempre molto importante, che si rileva proprio da questi avvenimenti, che in uno Stato che si autodefinisce liberista, l'unica azione veramente libera è quella fatta da questi giovani in nome della solidarietà civile. Della solidarietà spontanea, umana. Certamente. E invece dovrebbe essere in un paese democratico come dovrebbe essere l'Italia, e soprattutto in cui si vive in libertà, dicono loro, dovrebbe essere un obbligo morale e sociale dover assistere chi sta in difficoltà. E invece tutto fa questo Stato, in particolare negli ultimi anni,
sottraendo, perché fare quello che dovrebbe fare invece sottraendo ricchezza al cittadino per darle alle usurai e servizi e sovranità e diritti e quant'altro. E quindi ecco, è veramente avvilente assistere a una debacle così totale di uno Stato che è stato realizzato per tutelare gli interessi dei cittadini che devono osservare le leggi. Invece oggi le leggi sono fatte da altri che non sono i cittadini, gestiti da altri che non con sono i magistrati, che sono i primi a non far osservare le leggi. Chi le subisce sono i cittadini, e questo è estremamente antidemocratico. Ma che terrorismo, antistatale, è democrazia. Parliamo di idiozie. Allora, pace e bene. So long.